Innanzitutto buonasera a tutti, una precisazione, il mio compito è condiviso al 50% con Piero Spida, quindi siamo entrambi nel bene e nel male responsabili delle scelte. Dopo 18 anni di attività e anche di risultati molto positivi sarebbe stato illogico cambiare un po' la formula della nostra manifestazione, quindi anche quest'anno sostanzialmente la struttura del premio è esattamente quella ormai conosciuta e consueta. La scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio è stata quella di dare grande attenzione al ruolo dell'attore. Nel cinema italiano si tende a privilegiare in maniera perfino esagerata, senza per questo voler ovviamente diminuire l'importanza dell'autore, del regista, che è il principale responsabile di un film. Però un film senza interpreti adeguati e capaci sarebbe destinato inevitabilmente al fallimento. Insomma, il lavoro dell'interprete è molto importante e per questo fin dall'inizio abbiamo concentrato la nostra attenzione proprio su questo aspetto, sugli attori. Avete visto nella galleria che abbiamo appena proiettato i nomi che in questi anni si sono succeduti a Precipi, nomi molto importanti e prestigiosi, e anche quest'anno l'omaggio alla personale dedicata al nostro ospite d'onore corrisponde ad un nome molto importante ed è quello di Valeria Gonino. Valeria Gonino sarà la nostra ospite d'onore, dedicheremo a lei una personale di film con le proiezioni appunto dei suoi film più importanti, tra l'altro scelti direttamente da lei, e al termine di questa tornata di proiezioni, sabato avremo un incontro pubblico appunto con Valeria. Valeria Gonino, oltre ad essere un'attrice ormai un'icona, una musa del cinema italiano più importante, il cinema d'autore, ha lavorato davvero con tutti i più importanti registi italiani, sempre con risultati molto alti, l'ultimo proprio storia recentissima, il premio conquistato per la migliore attrice non protagonista nel film di Paolo Virzì, Il Capitale Umano, ma oltre appunto alla sua attività di interprete è emersa come anche una grandissima autrice, una grandissima regista, esordito lo scorso anno con un film che ha conquistato la critica, ma ha conquistato anche il pubblico, è stato venduto in molti paesi del mondo, nonostante affronti un tema così difficile come quello della eutanasia. Valeria Gonino, appunto, lo scorso anno ha diretto il suo primo lungometraggio, Miele, che presenteremo qui, anzi sarà il film che sarà proiettato sabato al termine dell'incontro con lei. La giornata di venerdì, anche questa è ormai una piccola tradizione, è dedicata invece a dei volti emergenti del nostro cinema. Tra l'altro mi ha fatto piacere di vedere che in questa veste sono stati ospiti in passato da noi attori come Valerio Mastandrea o Giuseppe Battistocchi, che nel frattempo sono passati un po' di anni, qualche milione di capelli fa, oltre che fiaccare le barbe, che nel frattempo sono diventati nomi davvero di punta del nostro cinema. E quest'anno abbiamo un doppio incontro, un doppio omaggio con due giovani attori. Un'attrice, Alessandra Mastronardi, che è un nome noto perché ha svolto pur giovanissima un'intensa attività televisiva, dai Cesaroni al Grande Torino, al Romanzo Criminale, ma che nel cinema è arrivata abbastanza di recente. In Italia c'è questo pregiudizio che un attore troppo famoso in televisione non possa fare cinema. Questo ha un po' frenato e condizionato l'attività cinematografica di Valeria Mastronardi, che è stata, come dire, sdoganata addirittura da Woody Allen, che l'ha voluta nel suo film girato a Roma per un ruolo importante, e a quel punto le si è aperta anche un'attività cinematografica intensa. È stata protagonista dell'ultimo film di Giovanni Veronesi, L'ultimo quadro del carro, sta girando con il trio di registi di Boris un nuovo film che uscirà, credo, a Natale, Un maledetto Natale, sentito. Insomma, è diventata a tutti gli effetti un'attrice anche di cinema.
l'altro giovane attore che sarà il nostro ospite è Filippo Scipitano. Filippo Scipitano è un ragazzo romano giovanissimo che è esploso improvvisamente con il suo film d'esordio, Scialla, di Francesco Bruni, e lì è cominciata anche nel suo caso un'attività molto intensa, perché nel frattempo ha girato altri 3 o 4 film, lo si è visto, la cosa più recente, in un ruolo importante nell'ultimo film di Petra Nozzebeck, Lanciate le cinture, ed è un altro giovane su cui siamo pronti a scommettere, nel senso che ha dimostrato fin dall'inizio di avere una capacità comunicativa, una simpatia, oltre che un talento artistico, sicuramente molto interessante. La giornata di domenica, infine, è dedicata alla televisione. Ogni anno noi cerchiamo di premiare, di segnalare una serie televisiva che ci sembra la più nuova, la più interessante, la più innovativa fra quelle presentate sul piccolo schermo durante la stagione. E quest'anno la nostra scelta è caduta su Gomorra, questa serie prodotta da Cattleya e da Sky, tratta, ispirata al omonimo romanzo di libro, non saprei come meglio definirlo, di Roberto Saviano, si è ripetuta con Gomorra un po' quello che era già accaduto con il romanzo criminale. Un libro di successo, un film di successo e da questo una serie altrettanto di successo. Ecco, saranno con noi alcuni dei protagonisti di questa serie, a cominciare dal protagonista principale, Marco D'Amore, ci saranno anche Maria Pia Scalzone, Salvatore Esposito. Incontreremo appunto gli attori, parleremo con loro, discuteremo sul fenomeno, cercheremo di capire quanto può essere anche pericoloso, una certa fascinazione della criminalità e quanto invece raccontare la criminalità possa essere invece un elemento per sconfiggerla. Ecco, questo sarà un po' lo spunto da cui partiremo e questo è sostanzialmente il programma cinematografico e televisivo del festival di quest'anno. Sì, poi si completerà, ci sono dei laboratori fotografici? Sì, a questo aspetto cinematografico se ne aggiungono poi altri. Innanzitutto un laboratorio fotografico, un laboratorio di base che si svolgerà nella giornata di domenica 13 luglio, un laboratorio ottenuto dai fotografi Moreno Carofoli e Federico Lamenti, e sempre in termini per quello che riguarda la fotografia ci sarà anche un concorso, un contest fotografico in cui il cui tema è precipite. Foto dunque che potranno essere postate sul sito dell'associazione Castello di Precicchie e che saranno giudicate da un'apposita giuria di esperti e quindi ci sarà alla fine un vincitore e una premiazione. La proclamazione dei vincitori avverrà nel pomeriggio della giornata conclusiva del festival, cioè domenica 20 luglio. A completare poi gli aspetti fotografici, anche una mostra, noi cerchiamo appunto in questo breve periodo, ma insomma di utilizzare al meglio questa struttura rinnovata del borgo del Castello di Precicchie, ci sarà quindi una mostra fotografica quando l'agricoltura era in bianco e nero, che presenterà una serie di fotografie di vari autori realizzati all'inizio del Novecento. E infine una mostra, sempre allestita nei locali del castello, dagli attrezzi al lavoro, dalla terra alla tavola, dal pennello al latte. Si tratta di lavori realizzati dagli allievi dell'Università degli Adulti di Fabriano, no? E dall'artista Maria Pia Zeppoli. Credo di aver dimenticato nulla. Sì, ci sarà poi una tavola rotonda che tratterà temi ambientali, ma questo forse darei la parola al professor Rodolfo Santilocchi, conoscete tutti il laboratorio di presentazione, università.